Signori, bentornati sul canale di Devi. Oggi andiamo a vedere l'americano M62, un carro medio di livello 8 e di era 5. Il carro è uno degli ultimi aggiunto su War Thunder, anche se è stato rilasciato comunque da un po' di tempo. Sarà equipaggiato con un cannone lanciamissili, attenzione, può ricoprire il doppio ruolo, da 152 munizioni 46, mitragliatrice all'occorrenza da 12,7 e da 7,62, velocità di rotazione torretta 23,8, brandeggio verticale meno 10,20, tempo di ricarica 21,7, corazzatura scafo 108 frontale, 76 laterale, 41 posteriore. Per quanto riguarda la torretta 230 addirittura 49 e 57, una massa di 52 tonnellate, velocità massima 48, inclinazione massima 36 e poi visibilità 151%, però noi ce ne freghiamo altamente di questo dato. Raggi X, avremo il pilota praticamente che sta dormendo, l'artigliere e il servente. Artigliere e comandante. Cosa ho detto io? Vabbè, comunque sono questi quattro. Ragazzi, il carro non è completamente sbloccato, infatti non andrò ad utilizzare quello che è il supporto di artiglieria e neanche la granata fumogena. Comunque poi questo consumabile, chiamiamolo così, lo andremo a vedere in futuro, anche se, ripeto, la funzione della granata fumogena è stata rilasciata da un bel po'. Ragazzi, direi che è tutto pronto. Andiamo in partita per vedere un pochino come funziona questo carro e per vedere un paio di kill. Andiamo in partita. Stanno catturando tutti i punti di campo, purtroppo. No, non ci credo, vabbè. Ragazzi, questa va a finire direttamente su YouTube. Ce l'avevo a due passi l'IS-3 e non l'ho visto. Fortunatamente lui ruota molto lentamente la sua torretta, però non facciamoci prendere alla impreparati. Beh, una kill. Ragazzi, la kill più semplice che io abbia mai fatto da quando gioco. Devo essere sincero, mi sono un po'. Vabbè, dai, mi avete capito, l'ho vista tutta una volta, cavolo. Solo che loro hanno praticamente tutta la mappa. Dove cavolo stanno? Siamo dietro le linee di mira. Letteralmente, loro quanti carri hanno ancora? Tanti. Davvero tanti. I 10M. Spero che non ci sia nessuno che vada a respawnare dietro di me, perché altrimenti mi frega alla grande. Dai, dove sei? Dove sei? Aiuto! Adesso mi fa esplodere. Io che volevo evitare le strade, la città vera e propria, città, quello che ne rimane. Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei? Le forze alleate hanno conquistato una zona. Non me lo dire. Se non agiamo in fretta, il nemico vincerà. Lo so che vincerà, non mi dare fretta. Non mi dare fretta. Aiuto, non ci credo. No, vabbè ragazzi, non, veramente non lo so quello che sta succedendo. Non lo so quello che sta succedendo. E poi il T-62 mi becca da dove? Mi devi dire da dove? Da destra. Beh, ho avuto fortuna fino a questo momento. Il T-62 poi si vendica. Stanno catturando Charlie. Questa cosa non va bene. Vai, 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 vai. Speriamo di avere tiro e nello stesso tempo di essere coperti. Ok, vai. Mi sa
sa che non posso salire più di tanto, altrimenti poi mi vanno a vedere. Cosa c'è là? Beh, qualcuno passerà. Vediamo un attimo. Le forze nemiche hanno conquistato una zona. Ah, eccolo, è passato già, porca miseria. È passato. Però siccome loro hanno cappato, ce ne sarà un altro che dovrà avanzare. E io lo aspetto al varco. Bisogna avere pazienza, però. Vediamo così. Molta pazienza. Eccolo. Vedi, vedi, mi sono distratto quei 10 secondi, quei 5 secondi e mi è passato sotto il naso, davvero. Mannaggia. Ce n'è un altro. La posizione è giusta, però eccolo. Aspetta, dovrebbe essere lì. No, no. Era lì però un non mi viene il nome, un leopard. Leopard 1, ok. Dietro, 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 dietro. Dietro. Peccato, solo un piccolo colpo. Che ha causato un incendio. Però a questo punto direi di cambiare zona, perché loro stanno avanzando da dietro. Sono magari respawnati ora. Abbiamo un'antiaerea. Allora, noi sappiamo che ci sono minimo due leopard sulla sinistra. C'è qualcuno che cappa bravo, però dovrei. Ancora un piccolo sforzo. Eccolo, 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 ho detto, eccolo, 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 eccolo. Il segreto è non fare rumore. Ma continua ad andare. Spero che non ci sia nessuno sulla sinistra, perché altrimenti mi va a far fregare. Cavolo, il mio leopard. Era la mia kill. Va bene lo stesso. Ok. Cerchiamo di cappare il punto di Charlie. Però mi sa che c'è un altro leopard da queste parti. Porca miseria. Dove sei? Qua è come giocare a nascondino, la stessa cosa, solo che chi trova l'altro fa una kill. Dici che sta lì? Sì, io lo dico. Io dico che sta lì e che lo distruggiamo anche il Gepard. Lo mandiamo a casa con una kill. Ok. Non so perché secondo me c'è un Leopard da queste parti che mi dà la caccia. Non sto capendo se sono io che do la caccia a lui oppure il contrario. Peccato, perché potevo fare una kill sul Leopard all'inizio, però è andata come è andata. Ripeto, mi sono distratto quei 5 secondi. Vai, non c'è nessuno. Vai, con calma, stanno cappando Alfa. Vabbè. Attenzione al riquadro designato. Continuiamo a fare pressione, la vittoria è vicina. Chi è che sta sparando? Dove? 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 Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? C'è il fuoco di artiglieria che inizia a cadere sopra le nostre teste. Direi di andarcene immediatamente da questa zona. Oh cavolo. Ma dove cavolo è? Non lo vedo. Lo vedo. Porca miseria.
No! Devi fare la kill qui. Cosa fai? Cosa fai? Sta bruciando, attenzione. No, aspetta, aspetta, aspetta. Aiuto! Sì! Prego! No, spara, 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 spara! No, dai, mi devi dare la kill, mi devi dare la kill. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? A una distanza di 0,2 centimetri. Ecco, c'è l'altro lì, non so se lo vedete. Io lo vedo chiaramente. Aiuto! Le forze alleate hanno conquistato una zona. Eh no, adesso mi ammazza. T-62, usa quel cazzo di ca... ce n'è un altro là! Siamo circondati! Siamo circondati! Ok, ha sparato! Dai, quanto cazzo sei lento! Ok, quello è andato! Vai! Cerchiamo di andare dietro, è inutile andare davanti anche noi! Ci dovrebbe essere un ghepardo, un qualche stronzo che quando meno te lo aspetti uscirà. Ragazzi, è troppo macchinoso questo carro, è troppo macchinoso. Attenzione perché qualcuno è esploso, il T-62 è buono. No! Dov'è? Sì! Ce n'è un altro! No, ce n'era un altro, maledetto, ce ne stava un altro con quei proiettili del cavolo, guarda lì! Mannaggia! Sto cercando di andare sulla sinistra della mappa rispetto a quello che è lo scontro nel settore di Alfa, sperando che nessun carro nemico stia facendo la stessa cosa, tipo quello. Una kill per David, T-62, ragazzi, sangue freddo, incredibile. Buono così, una buona kill, mi è piaciuta tantissimo. Riflessi, Abbiamo preso il minimo di coordinazione, difesa. mira, tutto, c'è stato tutto in queste kill. Certo, anche il T-62 stava dormendo, però mi spiace. Sapete come è detto, no? Quindi non c'è bisogno di coltello. Chi dorme non piglia pesci. Ok, fammi capire dove sono. Ok, quella è la salita che porta sul set. No, aspetta, sul set. Ah, no, no, ok. C'è quella parte. Torna al campo di battaglia. E io no, perché? Fammi capire chi c'è. Fammi capire. Sì, effettivamente torniamo al campo di battaglia, mi sono un attimo. Va bene. Siamo andati così a sinistra che ero arrivato a fine mappa, incredibile. Sento qualcuno che spara. Rumore di cingoli o me li sono sognati? Dai, me li sono sognati, non c'è nulla. Abbiamo sparato. Attenzione, c'è un MiG. Attenzione, c'è un MiG. C'è un MiG. No, ho sbagliato. Cacchio sei. Vabbè, qua stiamo tentando le cose impossibili. Lasciamo stare. Anche perché non lo vedo più. C'è qualcuno là. Non so se arriviamo in tempo. Comunque una kill già. Ancora un piccolo sforzo e la vittoria sarà nostra. No. Attenzione alla mappa! Sì, ok, l'ho visto, l'ho visto. Una kill per Devi. Sì, e sono due. Affermativo.
Qualcuno che va a fuoco, attenzione. Il Firefly, se vedo bene. Ragazzi, penso che la partita ormai sia vinta, perché i nemici sono completamente morti, o comunque sono così pochi che non ce la farebbero mai, non ce la faranno mai a conquistare tutta la mappa. Abbiamo il punto di Alfa, il punto di Charlie e stiamo spingendo per il punto di Bravo. Questo è il punto di respawn nemico. Se c'è qualcuno che appena respawnato e mi ammazza, potrei arrabbiarmi. Anche perché quando si respawna si ha un pochino... No, non mi ha visto, dai, non mi ha visto. Tranquillo, non mi ha visto. Ok, questa volta mi sono preso paura. Di 4400, probabile. Vai, avanza, avanza, non avere paura, non avere paura. Appena sparato il tempo di ricarica, non me lo ricordo. Non me lo ricordo assolutamente. Un colpo! Un colpo incredibile, solo un colpo. No, non puoi. Non puoi! No! Disinstallo il gioco, basta. Disinstallo il gioco, ciao a tutti. Basta, basta, basta. Basta, 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 basta. Ti faccio saltare il carro. Dove cazzo stai? Era un T4400 però, eh. Ragazzi, vediamo i risultati post scontro. Abbiamo guadagnato esattamente. Questa è la nuova schermata che si vede. 10.830 crediti. Siamo arrivati ottavi e abbiamo guadagnato qualcosina per quanto riguarda le ricerche modifiche. La ricerca modifica, avete capito, e la ricerca unità. Ragazzi, video terminato, vi ricordo canale Twitch, pagina Facebook per rimanere aggiornati, grazie per l'attenzione, noi ci vediamo alla prossima! Ciao! T4400!